Allora, Giuseppe, a Terni sei entrato e sei riuscito subito a siglare un gol fondamentale. Oggi schierato dal primo minuto, all'esordio al picco, sei riuscito ad insaccare un gol davvero importante, quello che ha consentito di completare la rimonta. Raccontaci le emozioni di questo primo gol e di questa tua grande prestazione. Sì, sono molto contento per questo secondo gol. All'inizio ero un po' emozionato, dico la verità. Poi comunque quando ho segnato mi sono un po' sciolto e quindi sono contento per questa vittoria e dobbiamo continuare su questa strada. Ecco, com'è segnare sotto la curva Ferrovia e raccontaci un po' anche quelle che sono state davvero le emozioni di questa prima volta al picco. Sì, l'ho detto già dalla prima partita con Catanzaro, che ero in panchina, che questo è uno stadio piccolino e appena fai una giocata si incendia subito, quindi è stato molto emozionante segnare in questo stadio. Venendo alla prestazione della squadra, possiamo dire che è stata davvero una prestazione importante, anche in parità numerica, lo Spezia ha dimostrato davvero di avere carattere, grinta e voglia di strappare questi 3 punti. Certo, nonostante il gol che abbiamo preso all'inizio, magari potevamo abbatterci, ma noi comunque abbiamo continuato il nostro gioco. E poi siamo stati bravi a ribaltarla e alla fine a portare a casa i 3 punti. Ora sarà fondamentale cercare di continuare in questo ruolino di marcia positivo. La trasferta di Modena in questo senso è di fondamentale importanza. Certo, ora ci aspetta un'altra partita col Modena. Come ho detto l'altra volta, dobbiamo continuare il nostro percorso cercando di non perdere mai e portare a casa sempre dei punti. Anche perché la classifica è sempre corta, le squadre in tutte le zone, insomma, continuano a fare punti, anche nei bassi fondi, quindi ci sarà da rimanere coi piedi per terra e continuare a pensare solo a lavorare e fare punti. Certo, oggi ha vinto anche la Ternana, quindi noi dobbiamo continuare a fare punti, cioè l'importante è non perdere, fare punti e poi alla fine si vedrà.